Cari amici, cari amiche, eccomi a voi con la nostra rubrica sulle buone maniere. Quale migliore occasione nel offrire o nel ricevere un regalo per sperimentare le nostre buone maniere? Allora, quali sono le regole da seguire? Se ci rechiamo presso una casa e decidiamo, per esempio, quando siamo stati invitati a una serata e decidiamo di portare del vino o dei cioccolattini, ricordiamo di offrirli direttamente al padrone di casa, nelle mani del nostro anfitrione, della nostra padrona di casa. D'altronde, la padrona di casa si impegnerà ad offrirli subito, in maniera tale che dia subito l'impressione che quei cioccolatini o quella bottiglia di vino non verranno riciclati per un'altra occasione. Portiamo dello champagne, mettiamolo prima in frigo, prima di portarlo, in maniera tale da mettere in condizione la padrona di casa di poterlo servire immediatamente. Decidiamo di offrire dei fiori? I fiori vanno assolutamente inviati il giorno prima, in maniera tale da non dare l'incombenza, se portati nel momento stesso, alla padrona di casa di avere le mani occupate e il dover cercare un vaso o una collocazione, e così lei si potrà regolare per meglio esporli durante il ricevimento. Decidiamo di portare un regalo? Beh, ci sono alcune piccole regole. Il regalo deve essere assolutamente ben impacchettato. Assolutamente, se abbiamo acquistato qualcosa in un negozio, non premuriamoci subito di dire: cara, sai, lo puoi cambiare. Questa è una cosa che avremo il tempo di dirle il giorno dopo, quando lei ci chiamerà per mostrare l'apprezzamento del dono ricevuto. Possiamo al caso inserire nella busta un bigliettino con lo scontrino cortesia. Aggiungiamo sempre un biglietto. Ci sono alcune regole per cui lo rendono necessario. Innanzitutto, al sud, così come da noi nel sud Italia, i regali vanno aperti subito. Chi lo offre si aspetta di vedere immediatamente la reazione positiva di chi ha ricevuto il regalo, mentre al nord Italia oppure al resto i regali vengono raccolti all'inizio della festa e verranno aperti o a fine serata o in un secondo momento. Quindi è importante dare la possibilità a chi riceve il dono di mettere insieme un regalo con il nome della persona. Quindi basta un semplice biglietto. Vi consiglio vivamente di inserirlo nel pacco dono e non semplicemente nella busta, perché questo possa accadere. Cos'altro dirvi? Un piccolo dono, assolutamente, una regola da seguire: non si ricicla. Può essere riciclato solo se è una cosa antica o veramente preziosa che ha un senso, ma bisogna dirlo: cara, ti offro questo che mi è stato regalato perché per me ha un significato particolare, altrimenti è una brutta figura inutile da fare. Grazie e alla prossima!